Romelu Lukaku, perché c'era un po' di apprensione da quando si è saputo sabato dell'infortunio di Lukaku, un infortunio muscolare, non era chiarita l'entità. Oggi ha fatto gli esami clinici e viene fuori una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra. L'Inter comunica che il giocatore verrà rivalutato settimana prossima, quindi salta senz'altro Cremonese, Milan e Bayern. Poi dopo il Bayern, siamo già a metà di settimana prossima, si capirà com'è l'evoluzione, com'è il percorso, la sensazione che salterà qualcosa in più. Però almeno limitandoci all'orizzonte temporale di una settimana, queste tre le salta: la Cremonese domani, il derby sabato e il debutto in Champions League. Sì, la prassi, se è distrazione, io non so medico, però cerco di intuire che una settimana, 10 giorni di riposo, poi c'è la prima... Che non è una lesione. Sì, se però vogliamo, probabilmente no, ha sentito... Distrazione vuol dire che c'è... Qualcosa ha sentito, però e poi è la fase dopo che inizierà con la corsa lenta e vedere i tempi di recupero muscolare. In quei casi lì credo che ormai chi si occupa nel calcio, i medici, certo, sono preparatissimi. E poi è la ripartenza. La ripartenza devi farlo prendere nel modo giusto, perché se fai la ricaduta è peggio. Assolutamente. E quindi... Però Maurizio, saltare una settimana così importante, derby, Champions... Sì, l'importanza è derby e Champions. Con la Cremonese puoi permetterti il lusso di far giocare... Avrebbe sicuramente riposato. Avrebbe sicuramente riposato. La cosa che... è più pesante per l'Inter, secondo me, che l'infortunio di Lukaku non permette di fare il turnover a Dzeko. Io fossi Inzaghi, forse sotto questo profilo non gli farei giocare la partita di Cremona, ma nel derby metti Correa o ma infatti, perché se poi invece nel derby lui preferisce Correa, come in Coppa Italia dove l'ha vinto bene quel derby. Sì, è sempre un rischio. Correa ti fa una partita buona su 5, insomma è più... Forse è più facile quando entra Correa. Cioè, non però so, a me non è un giocatore che mi dà grande... È anche vero che sembra un paradosso, però un Inter senza Lukaku è un Inter più simile a quello dell'anno scorso. Un Inter senza Lukaku è più simile a quello dell'anno scorso, con un Dzeko che però è quello dell'inizio del campionato o quello del girone di ritorno? Però perché... in tanti sottolineano, però l'Inter è simile a quello dell'anno scorso, ma senza Perisic. Ma ragazzi, chi ha sottovalutato l'addio di Perisic ha veramente fatto malissimo i conti. Cioè, ma Perisic, io comunque posso dire, era che... e sarebbe stato fondamentale. Non so se Evaristo c'ha la mia stessa sensazione. Io vedo che rispetto all'anno scorso quelli che erano i difetti sono rimasti, e quindi mi chiedo se sono difetti legati ai giocatori, Perisic, o legati al tipo di gioco che attenuava Perisic i difetti. Faccio un esempio: io è un anno e mezzo che vedo l'Inter che prende sempre lo stesso gol. Palla persa a centrocampo, ripartenza, cross che taglia tutta la difesa, e tra il terzo e il quinto si inserisce un giocatore che o segna o dà la palla finale, sempre lo stesso. Con una squadra poi, tra parentesi, che corre poco dinamica, cioè lenta. Quindi, secondo me, siccome ci hai avuto Perisic, perché il terzo e il quinto lo puoi cambiare col primo e il terzo, no? Cioè, sono i due lati dei cinque, quindi da una parte o dall'altra ci hai avuto Perisic, ci hai avuto Gosens, ci hai avuto Di Marco, ci hai avuto Darmian, prendi sempre lo stesso gol. Quindi mi chiedo se è un problema di giocatori o se è un problema di come li fa giocare l'allenatore. No, lì a Roma è stato un problema che c'era solo Bastoni in mezzo, Di Marco che era stato schierato Di Marco che da laterale si perde l'uomo. No, andiamo a vedere i gol dell'Inter. Di Marco è bravo a spingere, però uno su due concedi qualcosa in fase difensiva, perché prendere gol con la Lazio per vie centrali era fuori posizione, quindi è un errore. Fuori posizione quel primo gol. Il primo gol è proprio fuori posizione. Il secondo uguale, palla a scendere dall'altra parte, palla a Pedro. Il giocatore che è il terzo, cioè che è il laterale, che in quel caso era Darmian, non era più. È in ritardo, sì, anche perché Pedro dalla palla libera, e il terzo uguale. Se andiamo a vedere come ha preso i gol in precampionato col Villarreal, tutti uguali, ripartenza, uomo contro uomo, in velocità, gol. E l'anno scorso uguale, prendeva gli stessi gol. Va a vedere con la Lazio i gol di Felipe Anderson l'anno scorso, uguali.
cioè prende sempre lo stesso gol. Allora, quando tu sei un allenatore che in un anno e mezzo prendi sempre lo stesso gol, cambiano i giocatori, ma i gol che prende è sempre lo stesso, vuol dire che evidentemente la tua fase di copertura qualche problema ce l'ha. L'assenza di Lukaku, Federico? Ma vai. No, volevo aggiungere, sì. Più che l'errore singolo nel calcio ci sta, perché se fossero tutti perfetti, però a me per esempio dalla partita Lazio-Inter mi preoccupa più la lettura della gara, perché tu riesci a rimediare 1-1 contro una squadra veloce, brillante come la Lazio. Non riesco a capire a volte questa foga che abbiamo di andare 1-1, andiamo subito per cercare di portarla a casa, quando invece in 90 minuti hai recuperato, stiamo lì un attimo, ci mettiamo corti, aggressivi. Invece l'impressione c'è è stato che un momento a volte, che prendevano 80 metri di campo. Bravo. A volte per ribaltare le situazioni mi dà l'idea che diventiamo troppo lunghi e lì gli altri, se sono bravi, adesso con tutto il rispetto, ha fatto gol Anderson di testa, che credo che sia la peggior caratteristica di Anderson. Però, è veloce, è bravo. Però se ti rivedi a vedere, 2-1 l'hai preso su una magia di Luis Alberto. Sì, però anche lì, però anche lì Darmian aveva già visto il pericolo, è entrato anche lui che ha fatto fatica, ha cercato di tirarlo giù, che era, se non era gol era rigore. Perché... Ah, tu dici il terzo, se no io dicevo il 2-1. Cioè quello che spacca l'equilibrio è Luis Alberto. Il tiro di Felipe Anderson trova l'incrocio, è solo deviazione di Barella, ecco, attenzione, quindi però il tiro di Felipe Anderson, che è solo, come nasce? Nasce che la palla è un errore gravissimo, fa un taglio così e va dall'altra parte a Pedro, ritrova con l'errore tra i due giocatori che non si capiscono. Sì, ma lì ormai l'Inter era tutta in avanti, cercava il 2-2, la partita era finita. No, è un errore, anche le partite che tu sottolineavi l'anno scorso delle partite, ma non vado su, ma anche di prima fascia, determinanti, dominate per 60-70 minuti, bisogna essere più bravi a leggerla in quel momento lì, perché se spingi e non ce la fai, stiamo qua un attimo e vediamo. Quindi io non credo che ci sia una squadra in Italia che per 90 minuti pronte via, sono messi bene in campo e attaccano. Io mi aspetto che l'Inter riusciamo a leggere meglio le situazioni nei 90 minuti. Pure. Dopo la pubblicità parliamo proprio della formazione che Inzaghi sembrerebbe intenzionato a schierare domani, naturalmente senza Lukaku, con un po' di turnover in alcune zone, ma molto meno rispetto per esempio a quello che abbiamo visto potenzialmente del Milan a Sassuolo. Due minuti, siamo di nuovo insieme. Inzaghi sotto accusa, serve una reazione che l'Inter cercherà domani in casa contro la Cremonese. Andiamo a vedere le scelte di formazione di Inzaghi, che dovrebbe innanzitutto cambiare portiere, perché potrebbe essere la prima volta di Onana in porta al posto di Handanovic. In difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni non si toccano, potrebbe esserci l'ipotesi D'Ambrosio al posto di De Vrij con Skriniar che scalerebbe in mezzo. Gli esterni, Dumfries da una parte, ritorna Gosens dall'altra, Barella rientra Çalhanoğlu e non Gagliardini, e attenzione, potrebbe rimanere fuori Brozovic, quindi dal primo minuto Aslani con Dzeko Lautaro o Correa Lautaro, a seconda insomma delle scelte di Inzaghi. Devo dire, Becca, mi incuriosisce molto le chiavi della regia affidate per la prima volta ad Aslani. Si dice sì, anche senza se Brozovic, però l'hai preso per quello. Sì, bisogna pronti via, tirar via i dubbi, perché ha giocato poco, perché Brozo è 2 anni che va sempre a manetta, quindi questo campionato qualche problemino l'ha avuto, quindi anche se recupera una partita non è un problema. Davanti non mi preoccupa, perché Dzeko, anche se gli anni passano, è uno che fa giocare la squadra, sì. Ha caratteristiche diverse da Lukaku. Poi hai Lautaro che in questo momento poi Lautaro segna, Poi sta bene, autostima, è un momento che anche Lautaro, ci sono dei periodi che è settivo e Lautaro, però è un giocatore che è talmente generoso che lui con l'esperienza addirittura dovrebbe sapersi, tra virgolette, gestire un po' meglio, perché lui, come lo vedi in campo, è così la domenica notte, la lunedì notte, il martedì notte, quindi è uno che va sempre a manetta, quindi deve imparare un po' a gestirsi, perché è un generoso oltre che un grande giocatore. Ma non mi preoccupa la situazione, io voglio che un attimino sappiamo, la squadra sappia leggere meglio le partite, perché non credo che nel campionato italiano le squadre vanno in campo e mettono là 90 minuti, quindi capire quando c'è il momento di spingere e quando è il momento di difendersi. Dumfries sta facendo bene, perché l'ho visto anche la settimana scorsa dal vivo, che è una cosa, mi ha impressionato, però anche lui qualche volta bisogna dire, fermati un attimo, fai... Quegli accorgimenti che ti permettono proprio di essere squadra unita, che poi il risultato te la puoi giocare con tutti. E poi secondo me
una cosa fondamentale da fare, visto che è andata così sul mercato, non c'è più Perisic, però c'è Gosens, è lavorare per far rendere Gosens, perché Gosens non è Perisic, cioè Perisic è uno che voleva la palla tra i piedi Gosens vuole andare nello spazio, bisogna capirlo questa cosa. No, prima di tutto deve recuperare lui, perché dopo l'infortunio devi dare continuità, far crescere la condizione, quindi non è la PlayStation che lo metti lì. No, però sei d'accordo con me che è diverso da Perisic? Sì, cioè, assolutamente devi, sì. Devi anche un pochino adattarti alle caratteristiche sue. Poi ti dico anche che Perisic aveva riposato 4 anni negli ultimi 2 anni. Era vero, perché andava a 3.000 all'ora, ho mai visto io così, anzi i due campionati che ha fatto Peris alla fine straordinari, e quindi bisogna aspettare dei giocatori e dargli fiducia. Cosa se è stato preso, io dico che è un buonissimo giocatore, per me. Però da quello che era all'Atalanta dopo l'infortunio bisogna aspettarlo, bisogna farlo crescere in condizione. L'altra notizia l'abbiamo preannunciata già ieri sera durante Diretta Stadio con Paolo Bargigia, che poi entrerà nel dettaglio durante il processo. Notizia del giorno: Zhang che blocca l'arrivo di Acerbi. Quindi una trattativa che sembrava fatta e finita, pare per non aumentare il monte ingaggi. Ora, giocatore in prestito con, credo, 2,8, mi pare di aver letto una roba ingaggi del genere. Io colgo anche inquietudine da parte del pubblico interista su Acerbi. C'era molto dissenso, globalmente. C'è dissenso, non capisco. Cioè, Acerbi fino a 2 anni fa era uno dei migliori difensori del campionato italiano, insindacabilmente. Cioè, proprio non ci piove. O qualsiasi giornale voi avreste potuto comprare, lo elencava sempre tra i migliori in campo. L'anno scorso male, però come vice De Vrij... L'anno scorso male, con problemi con i tifosi. Ha avuto problemi con i tifosi sul finale, però anche durante la stagione non è stato impeccabile come l'anno prima. Però come vice De Vrij, secondo me, cioè, torna a giocare una difesa 3, torna con uno dei suoi mentori, ma 10 volte più forte di Ranocchia. Per oggi, per esempio, durante il TG, Filippo chiedeva a Mario Riso, tifoso dell'Inter, se avesse preso Acerbi, lui ha detto: io mi sarei tenuto Ranocchia. E c'è anche il gol dell'anno scorso del Milan in Lazio-Milan, sì, che sì, fa un po' storcere il naso ai tifosi. Vabbè, però non credo che Zhang ragioni su questi presupposti. Però il fatto che Zhang blocchi, cioè Marotta va avanti, chiude la trattativa, perché di fatto è già chiusa, e Zhang dice no, fermi, questa roba non si fa. Sotto certi aspetti è una logica. Io devo prendere un giocatore, spendere altri soldi e avere i tifosi dell'Inter contro. Mi sta bene, ma non dire Marotta di intavolare la trattativa, no, se poi dici di no. Aspetta. Cioè, fai fare anche una brutta figura al tuo dirigente, per quanto no? riguarda l'esterno. Con Marotta, invece, secondo me, tutto nasce dal fatto che erano rimasti d'accordo: io ti faccio entrare Acerbi se tu mi levi Salcedo e chi era? Gumè. Questi non sono partiti, quindi cioè, ha detto, l'equilibrio non c'è più. Sì, però Inzaghi a livello numerico un difensore lo vuole, ce l'ha chiesto in tutti i modi. Marotta ha parlato di Chalobah e di Akanji come alternative, non è che gli sto dicendo, due noccioline. Secondo me il ragionamento che lui fa è: tu mi dovevi calare il monte ingaggi. Per calare il monte ingaggi... ma non sarà un anno di Acerbi che ti sposta il monte ingaggi? Cioè, non lo so, io adesso questo non lo so. Vinci una partita di Champions League, hai ripagato un anno di Acerbi. Anche il Milan ha avuto per dei giocatori di pochi soldi il no di Elliott. Però tu al 29 agosto ti trovi senza una pedina importante, perché se tu domani è un problema, per dire, un problema con De Vrij domani, non lo prendo, devi mettere screener in mezzo, bastone in mezzo, che cioè poi devi arrangiare. Ci sia stato Inzaghi che ha detto: blocchiamo Salcedo, non facciamolo più partire per la questione Lukaku. E allora dice: nei conti che ce l'avamo fatti, cioè io adesso non so se è giusto o sbagliato. A me ha stupito, Becca, non so te, questa presa di posizione così repentina e improvvisa, se vogliamo. Ma dice: devo prendere un giocatore che mi contestano, che i tifosi si lamentano, devo spendere dei soldi, e in più tu non mi hai fatto quello che mi avevi chiesto. Pure mai dice: vendetene uno, così prendiamo la Cerbi. Esatto, così dovresti prendere due, però. Perché comunque resti però sotto di uno, no, Becca, numericamente parlando. Manca un difensore lì, e se dovesse arrivare un difensore che al posto di Ranocchia deve entrare uno, magari eviteresti qualche volta di usare, tra virgolette, Di Marco come terzo di sinistra. Cioè, non ci può giocare Di Marco come terzo di sinistra. Di Marco ci ha giocato, torna... Inzaghi ci si è fissato, io non l'ho mai visto come terzo però di sinistra. Tutte le squadre, non perdersi l'uomo. Tutte le squadre non sono perfette, qualche volta bisogna anche... Cioè, il primo Brozovic, che parlate tanto, è arrivato lì e giocate mezz'ala destra. Poi qualcuno l'ha spostato il regista, sì. E abbiamo visto, quindi nel calcio spostando... Era già partito, l'hanno fermato in aeroporto.
No, ma vero, lo stavano già dando via, questo è vero. Va bene ragazzi, ci separiamo, diamo linea alla regia, poi cambio di grafica perché dopo di noi naturalmente ci sarà il processo con tantissimi argomenti, tantissimo calciomercato, le notizie dell'ultima ora, il VAR, perché è stata una giornata anche dal punto di vista della Moviola abbastanza importante, quindi saluto e ringrazio Federico Bertone che poi troveremo in cabina. Grazie. E al VAR. A più tardi. Evaristo Beccarossi, che tanto resti lì, perché tanto resti lì. Maurizio Biscardi, che con Barbaro Vieni sarà qui in conduzione. Ringrazio Paolo Marcello. Ciao ragazzi, grazie. Diamo la linea alla regia. Ho scoperto che mi segue su Instagram, Paolo. Bravo, hai visto? Ti osservo, beh, stai attento. Tengo d'occhio. Ti marca uomo. Due minuti, linea alla regia e poi via con la grande serata. Bentornati con noi in studio. E allora, vogliamo parlare di questa brutta settimana in casa Inter, Maurizio? Assolutamente, una settimana insomma in cui ne sono successe un po' di cose. È cominciato con un sorteggio che peggiore non poteva essere, poi c'è stata la sconfitta, io direi anche senza appello, a Roma, poi c'è stato l'infortunio di Lukaku e adesso pure insomma una situazione che riguarda Acerbi, che sarebbe a Milano, ma con Zang insomma un pochino è parcheggiato a Milano, no, però ancora non si sa bene un dove un pochino indeciso, eh? Sai, loro erano riusciti ad ottenere da Lotito il prestito gratuito, lui per arrivare all'Inter ha rinunciato a due mensilità che gli doveva la Lazio, credo luglio e agosto, e Pastorello, il suo agente, 10 giorni fa era stato in sede all'Inter, era stato anche filmato, aveva parlato, probabilmente aveva fatto tutto. E avevano trovato un accordo. Adesso ieri sera io avevo raccontato questa cosa in onda con Francesco e praticamente poi ho visto che oggi è stata ripresa perché aveva avuto quei segnali. Ho cercato di capire anche poco tempo fa se la cosa si può rimettere in piedi. Mi dicevano è difficile, però non è saltata definitivamente, quindi stiamo vigili, però intanto è una cosa che fa riflettere, perché un giocatore in prestito gratuito e tu proprietario non vuoi farlo o fai resistenza, evidentemente al di là della poca disponibilità economica non è nemmeno contento, è arrabbiatissimo di certe situazioni. Secondo me non è banale magari pensare che è arrabbiato per il risultato, no, con la Lazio, con Simone Inzaghi, però evidentemente la situazione finanziaria faceva prevedere che forse facessero più uscite, mi riferisco a cercare di vendere Skriniar a una certa cifra, probabilmente dovevano cedere Gagliardini, probabilmente uno tra Dzeko e Correa, e non sono riusciti, e quindi Zhang è un po' così, almeno questa è la fotografia attuale. Beh, poi ha una certa logica, poi visto, fa specie vedere che l'Inter si blocca di fronte a un parametro zero che chiede tra parentesi un po' di ingaggio e che possa bloccare diciamo un prestito gratuito, ecco, più sul che prestito gratuito, gratuito. Veramente. Se il capo è 2 anni che ha preso una certa linea devi sottostare, Però ti fa pensare che non c'è un grande futuro, non c'è un grande futuro se resta così la linea. No, io non mi permetto, che non vivo dentro l'Inter, dentro la società, però secondo me un po' preoccupa, anche se gli addetti ai lavori secondo me negli ultimi 2 anni hanno già fatto dei miracoli, perché avendo visto come hanno operato dall'allenatore ai 3 giocatori che hanno venduto, c'era da mettere a posto il bilancio, quindi è un percorso che si è fatto. Fino a quando? Questo preoccupa un po', speriamo che si riesca a trovare le risorse per proseguire questo tipo di discorso. No, sono d'accordo con l'Aristo, molto d'accordo, perché comunque hanno fatto dei miracoli, perché la situazione finanziaria è anche 60 milioni di cui devono entrare. Io ti dico solo, Paolo, l'anno scorso avrei messo la firma arrivando ai primi 4, hai centrato 2 obiettivi, sei stato lì a lottare con rammarico e tutto, però la curiosità è quella di dire... Ma oggi che firma metteresti? Fino a quando andiamo avanti così? Però oggi che firma metteresti? Che firma? Secondo quarto? No, io credo che riusciremo a giocarci per la vittoria finale e di andare con uno spirito diverso da come siamo partiti, perché probabilmente vedo un po' troppa pressione e vedo un po' troppa... Quando invece questo gruppo è un gruppo forte e ha dimostrato di, scusa, di sapersi Maristo, fare. Scusa se intervengo, ma vogliamo... perché poi, voglio dire, la responsabilità è la loro, ma vogliamo parlare anche di qualche responsabilità di Simone Inzaghi o no? Perché secondo me le ha, Ce l'abbiamo, sì, ce l'abbiamo. Cioè gli errori dell'anno scorso, i cambi, le scelte di paura, le ha riproposte.
diciamo qualcosa su sta allenatore, perché sennò poi non siamo neanche troppo corretti, perché spesso e volentieri viene criticato Allegri, io sono uno dei primi, però anche quando sbagliano gli altri. Ragazzi, Simone Inzaghi con la Lazio, credo che qualche errore l'abbia fatto Simone Inzaghi, però scelte. Al primo anno dopo tu arrivi, dopo che va via Conte, vendi tre giocatori, c'è di ripartire, credo, con un credo calcistico diverso. Chiaro, hai lottato fino alla fine per vincere il campionato, hai vinto due obiettivi, quindi chapeau per come ragiono io. La società, e tu lo sai, in questi due anni ha fatto veramente miracoli. Vero, vero. Adesso è il terzo anno io credo che ancora quest'anno riusciremo a essere competitivi. Ecco, però la gente... Però i miracoli quanto durano? Ecco, esatto. Ecco, questo i miracoli quanto durano? Poi io dico, avevamo parlato di tutto il tema, però ne avevamo parlato anche nel pre-processo. Io vedo che i gol che prende l'Inter stanno diventando un marchio di fabbrica, e diventano un marchio di fabbrica con qualunque giocatore interpreti quel ruolo, che è il ruolo tra il terzo e il quinto, diciamo, della difesa. E quel ruolo lì vuol dire che quando la sbagliano tutti i giocatori che stanno in quel ruolo, vuol dire che probabilmente c'è qualcosa che non dipende, sì, soltanto, Maurizio, dai giocatori. Evidentemente è chiaro che se presti il fianco al gioco offensivo di una squadra, nello specifico della Lazio, e rinunci magari a far tu calcio perché, per esempio, certo, giochi con Gagliardini e non col Cialanoglu, fa parte delle scelte, poi togli, esatto, per quello che dicevo Inzaghi, ma poi togli Dumfries, esce Lukaku e la squadra avversaria guadagna 20-30 metri a prescindere. Cioè, ma dai, questi sono degli errori, sei l'Inter, capito? Adesso in Italia, per fortuna, negli ultimi anni vediamo anche allenatori di squadre che giocano per la salvezza, che giocano a calcio, provano a giocare, no? Una volta stavano tutti dietro in difesa. Ma cosa fai allora? Tu alleni l'Inter, alleni la Juve e stai indietro, fai un passo indietro. Il calcio, secondo che è la cosa me che ha detto poi Sacchi, il calcio è quello di Mancini agli europei, per capire. C'è la cosa che ha detto Sacchi al pallone d'oro. Allora, certo. No, ma Sacchi ha ragione. Però se io gioco con Milan di Sacchi, è chiaro che propongo io gioco. Allora, poi dopo ma l'Inter non è detto, non è detto. Vabbè, non è matematico. Scusami. Allora, la Salernitana propone il suo gioco, che lotta, credo, l'obiettivo per salvarsi, dai, appena detto. Siamo passati a Sacchi, che ha fatto veramente la storia, perché ha rinnovato tutto. Però adesso mi arriva lui che mi dice non è vero. Non è vero perché no, in una squadra, come quella che aveva Sacchi, con i giocatori, con un allenatore così che non fa gioco. Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco. Al di là della storia che ha fatto Sacchi, io quello che stavo dando è che questa squadra che porta al derby. Ma perché bisogna ritornare ai tempi di Sacchi? Andiamo in tempi più recenti. No, io ti volevo fare una domanda. Posso dire la mia? Sì. O devo ascoltare sempre solo uno che parla per 52? Ma certo. Dal primo minuto fino a mezzanotte? Devi. E allora, Conte che cosa ha dimostrato? Che utilizzando la squadra in una certa maniera ha ottenuto dei grandi risultati. Conte ha giocato giocato di rimessa e ha esaltato le doti di alcuni giocatori, sfruttando le caratteristiche di certi componenti della squadra. E allora questa ha ragione, però sì, posso aggiungere mi permetti, il signor Pioli non fa la stessa cosa anche noi possiamo un attimo dire una cosa senza Gullit e Van Basten. Allora, prima stavi citando il discorso di gol presi dell'Inter, sì. Però Maurizio, se vai a vedere, sai quanti li hai fatti vedere in questi anni tu di gol di tutte le squadre che guardano il pallone, non guardano l'avversario? Sì. E prendono gol perché vado io, vai te. Allora, ogni domenica tutte le squadre, dalla prima in classifica all'ultima, sto parlando di una cosa tattica su palloni o inattivi o in gioco. Il problema, Evaristo, dimmi se mi sbaglio, è che oggi tutti guardano il giocatore, non guardano la palla e non guardano il giocatore che è lì in area. Ma è così. Se noi andiamo a registrare ogni domenica i gol presi, su 10, 8 sono così, ma di tutte le squadre.
Perciò sì, quella è una sì, cosa tattica. A maggior ragione se giochi dietro e subisci tanto il calcio degli altri, no? No, se ma stai lì, lontano lì ha preso dalla tua area, come stai dicendo Paolo, ha preso gol per vie centrali. No, sta dicendo, no, lui parlava di tutte le domeniche. Lui parlava non dell'Inter. Time out. Non parlavo dell'Inter, lui parlava di tutte le domeniche. Time out. Fermati, guarda me, ok. Lì abbiamo preso per vie centrali, so, che era roba, so. Giacomo curava la fase difensiva. Cioè Di Marco che era fuori in posizione, però nel calcio il 90% dei gol ne vedi sempre, pochi, sempre nasce sempre l'ultimo della fascia e a volte uno dice, a volte ci va cioè, lui, capito, ma gli si infilano in mezzo, no, e dire, li guarda. Allora posso permettere, io quello che sta dicendo che adesso il Becca, durante la settimana tutte le squadre fanno questo tipo di allenamento, sì. Da una parte cambio di gioco sulla parte laterale, centrale e laterale, perché trovano sempre. Però il 15 o il terzo chiamano come sì, voi fuori gioco. Io trovo sempre che i gol dell'Inter sono quasi tutti in fotocopia. La Juventus, che pure non brilla, Marcello, vieni mi soccorso, ha preso tutte le tipologie di gol. E ne ha presi anche pochi. Vabbè, ma tutto stiamo sommato, parlando di una squadra che obiettivamente. No, voglio stata, dire, non c'è un marchio di fabbrica. Male, cioè, noi della Juve parliamo male da due stagioni perché non vince e perché ci sono dei problemi strutturali da parte della Juve. Io adesso rimarrei sull'Inter. Vorrei fare però una domanda ad Evaristo, che dice: ma Di Marco era fuori posizione, ma si è messo lui fuori posizione o l'ha messo qualcuno? O l'ha messo no, lui. Gagliardini su Milinkovic-Savic, chi l'ha scelto? Simone, l'hai scelto tu? No. Simone appunto, l'ha messo perché appunto, negli ultimi due anni. E Simone fa degli errori. Ma ci vuole. Cioè, la domanda è questa: tu hai fatto un esempio classico. Era fuori posizione Di Marco. Bene, e prendi il primo gol. Sì, nel secondo era fuori della stessa posizione, era fuori Darmian, e ha preso lo stesso gol con Pedro, no, che è andato lì e poi l'ha appoggiato a Luisa più facile. Il terzo gol uguale è nella stessa posizione, Pedro che fa quello che gli pare dentro l'area. Sì, ma è più facile attaccare i giocatori. Secondo me ci vuole il coraggio anche ad attaccare gli allenatori che sono strapagati, sì, e sono per i responsabili, dico, di quello che se succede. Se stanno lì, vuol dire che qualcuno perché, è come lui, qualcuno no, ce lo mette lì. Sai perché, Maurizio? Perché se noi risolviamo tutti i problemi delle squadre che non funzionano dicendo hanno una rosa scarsa, non hanno Pirlo, non è, così, no, è vero, e non hanno, capito, è una grossa, guarda, andiamo a Napoli dove c'è secondo me un signor allenatore che è Spalletti, ma anche una signora squadra. Tu scambieresti la tua rosa con quella dell'Inter? No, no, al momento assolutamente no, ecco. Soprattutto dopo che il Napoli ha cambiato, come ha detto ieri Spalletti, uomo per uomo, facendo una sorta di rivoluzione, rifondazione. Sono andati via giocatori di grandissima personalità che hanno fatto la storia degli ultimi anni del Napoli, ma il Napoli ha lavorato con profondità e qualità sulla rosa, e quindi per il momento il Napoli sta benissimo. Però io sono convinto così, che se faccio a Evaristo la stessa domanda, tu scambieresti la rosa dell'Inter con quella del Napoli? No. Oh, la risposta è uguale. Oh, perfetto. Beh, se vuoi, però se i gol che prende il Napoli non sono uguali a quelli che prende l'Inter. No, però posso dire una cosa, Maurizio? Posso dire una cosa? Adesso posso. Io resto qua, Beck. Però noi dobbiamo fermarci. Ah, ecco, volevo dopo Paolo, volevo coinvolgere subito Gianluca da te dopo, promesso, pubblicità, state. Bentornati con noi in studio, e quindi si parlava di Inter, dell'infortunio anche di Lukaku, che probabilmente salterà il derby, la Champions. Insomma, vogliamo sentire da Federico com'è la situazione? Sì, Lukaku si era fatto male nell'allenamento pre-Cremonese, quindi già si sapeva da ieri che c'erano, insomma, molto probabilmente avrebbe saltato non solo la Cremonese ma anche il derby, però si attendevano gli esami. Perché poi è chiaro che finché non ci sono gli esami non si sa di preciso che cos'ha un giocatore. Gli esami Lukaku li ha fatti questa mattina presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, e gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Quindi cosa succede? L'Inter scrive nel comunicato che ora fa una settimana intera di stop e poi le sue condizioni saranno rivalutate tra 7 giorni. Quindi sicuramente no Cremonese, no derby, e a questo punto quasi certamente no Bayern. Oh. Ma è anche possibile che, perché ne parlavamo anche prima con Evaristo, che poi ci sia da fare tutto un rientro in campo e quindi si vada addirittura alla sosta, perché poi c'è la sosta per le nazionali il 17 di settembre.
e quindi è possibile, se non probabile, che Lukaku torni in campo nel weekend dopo, quello del 24-25. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Lukaku salterà 6 partite di campionato e 2 di Champions. Federico, mi voglio rivolgere a Giacomo e a Evaristo, perché adesso si utilizzano giustamente i termini tecnici, tecnicistici sulla distrazione. Ragazzi, qua stiamo parlando di stiramento e loro sanno benissimo, ce lo insegnano, che esiste la distrazione di primo, secondo e terzo grado. Lukaku prima di un mese, considerando la sua struttura, non rientra, giusto ragazzi? Bravissimo. No, quindi ragione, dopo la sosta. Ha ragione Gianluca. Allora, dipende da quante fibre ha rotto in pratica a livello muscolare. Dipende da lì. E come ha detto Gianluca, da lì va in base di prima, secondo e terzo grado. Allora, io non so adesso se nel referto c'è scritto. Però non hanno comunicato il grado. No, non hanno comunicato nulla di più di quello che ho letto io. Io ho letto proprio il comunicato. Però è plausibile quello che dice Gianluca, sicuramente. No, ma è così, ha ragione. No, quello che è plausibile, Maurizio, dipende anche dalla struttura fisica. Un paradosso, ma non tanto. Aspetta, secondo Paolo. Scusami. Non farlo più. No, lascia vivo. Mi fa impazzire Maristo quando blocca Paolo. No, ma io grande rispetto. Meno male. Pensa se non avessi rispetto. Cioè, io ho convissuto con contratture e stiramenti, però rispetto a Romero avevo un fisico più gracilino, lui è. Quindi fai una settimana, 10 giorni, poi lo rivaluteranno, però non è che quando ti dicono ok, stai bene, vai in campo e vai, e poi vai a giocare. Non solo. Io ci aggiungo un'altra cosa, io vivevo con il fisioterapista tutti i giorni, un'ora con le dita dentro. Ma tu non correvi in campo. Evaristo. Oh. Tu non correvi, giocavi in piedi. Ascolta me, avvocato Querelli, un attimo. No, Evaristo. Adesso Evaristo Pecorossi che si parla. Gli devo spiegare distanza di anni che non mi pagavano a chilometro, quindi faccia delle osservazioni. Ma ancora il telefono l'avvocato, no, messo giù. No. Io posso introdurre un tema trattino provocazione, ma secondo voi il Lukaku di adesso, di inizio stagione, è così fondamentale per l'Inter? Io ci aggiungo la provocazione. Oppure tornando in campo Dzeko, com'è probabile, meccanismi più collaudati, possibilità di giocare meno alla Conte sul giocatore, non è poi così un dramma? Bravo, io la provocazione che volevo aggiungere era proprio questa. Non è che Lukaku era molto facente a Conte e meno confacente. Non è la cosa stupida, vero? No, quando ti impegni dici anche delle cose sensate. Onestamente, un po' di anni, non passavo di qua per casa. Anche perché ho l'impressione che Lukaku non sia ancora al top della forma, quindi... questo serve anche, probabilmente, che non essendo al 100% qualche problema l'ha avuto. Poi per quanto riguarda i meccanismi, sono due giocatori diversi. Ti condiziona, che quasi è un vantaggio per l'Inter che non c'è contro il Milan di Lukaku e che giochi Dzeko. No, beh, io non sono d'accordo, però adesso faccio parlare Tiziana, sì, però non sono d'accordo. Adesso ci arriviamo. Assolutamente. No, io credo che Lukaku, se sfruttato per le sue caratteristiche, sia uno degli elementi più forti del nostro campionato, degli attaccanti più forti del campionato. Se non giochi e sfrutti le sue caratteristiche, diventa un giocatore alla portata di tutti. Lo sapete che ha fatto un solo tiro in porta nell'ultima partita che ha giocato? Perché non ha ricevuto palle giocabili. Vero. Siamo sempre ai soliti. Tu puoi avere anche un centravanti che fa una caterva di gol, ma se non lo assisti, non finalizzi, non giochi palle giocabili per lui secondo le sue caratteristiche, finisci per ti aggiungo un altro giocatore, Vlahovic. Nel momento in cui la Juve non riesce a rifornire palloni davanti, Vlahovic, che secondo me è fortissimo, non ne becca una e fa poco. È vero. Più forte o meno forte di Lukaku? Vale come? Secondo te, più forte o meno forte di Lukaku? Secondo me sono forti tutte e due, con caratteristiche abbastanza diverse. Sono forti tutte e due, fortissime, secondo me. Una digressione. Però detto questo, secondo me, Tiziano,
Lukaku, anche quando non ha spazi, perché tu se giochi contro lo Spezia, con tutto il rispetto dello Spezia, lo Spezia si chiude, no, Lukaku lo deve Spezia star non lì. Si chiude. Ecco, è arrivato. Oh, ma scusa, ma fai parlare? No, io chiamo l'avvocato, no. Chiamo il giudice e ti faccio parlare. Se lo fai parlare, fa finire. Ma sempre che una volta, oh, ma sembra lo Spezia, si non andare d'accordo. Esatto, ma andrete mai d'accordo? No, ma deve non ti vinta niente. Lui ah, ma no, io no, andiamo, dai, volta, Maristo, giuro, andiamo, va. Giuro. Ecco, no, ma abbiamo già Tiziano, abbiamo, dai, parlate con il commerciale, dai, spiega, spiega, dai, dove andiamo? No, 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 anche Tiziano, siamo salvi. Io volevo dire no, però no, giuro, tanto per cambiare, aspetta, volevi dire cosa? Dì, giuro, dì, giuro che la prossima volta Tiziano ascolta cosa devi la prossima volta sta zitto. No, io però, no, no, ascolto tu. Ascolto io, ascolto lui. Volevo dire una cosa. Io ascolto lo Spezia da chi è allenato? Non lo so, non lo conosco. No, vabbè, comunque niente, no, vabbè, no, no, basta, non intervengo. Vabbè, più, andiamo giuro a trovare il prof. Stavo no, volevo finire. Sì, finisce, va bene. No, con Tiziano e anche con loro due, con Federico e Beccalossi, perché lui non è d'accordo. Stavo dicendo, secondo me, poi un altro pesa in un altro modo. Se lo sfrutti, come ha detto Tiziano, come Conte, ti dà tantissimo, perché l'ha dimostrato. Ma dal mio punto di vista, anche contro squadre chiuse come lo Spezia, lui lì davanti comunque fa sportellate e ti crea degli spazi per il compagno di reparto. E così è successo. Perché è vero, poi non andrà a concludere perché Tiziano ha detto bene. Però comunque è fondamentale per il compagno di reparto. Perché è una sponda, sì, l'appoggio, porta via un uomo. Perciò l'hai preso, questo è un mio pensiero. Per me lui è fondamentale in contropiede, come ha detto Tiziano, abbiamo visto tutti con Conte. Ma è anche valido nella difesa. Senti, l'altra faccia della medaglia. Giacomo, scusami, ma l'hai preso anche perché faccia gol, eh? Sì, cioè, sì, quando l'hanno preso, mi hanno detto, certo, è tornato l'attaccante che fa per noi quello che farà più gol, perché lui nel campione italiano è dirompente, è devastante. Certo, certo, e non può fare solo l'assist. E se può fare solo l'assist, allora mi tengo giù. No, hai ragione. È il classico centravanti. Hai ragione, Marcello, però tu sai perfettamente e conosci la realtà juventina. Tu hai un attaccante che dal mio punto di vista in Italia è uno dei più forti, però se non viene servito, ha dei problemi. No, se non viene servito ha dei problemi anche lui. Ha dei problemi. Certo. Tiziano, cosa stava dicendo? No, ma noi volevo dire che là, a proposito di Inter e dell'attacco dell'Inter, oltre allo Spezia, prova a citare la Lazio. La Lazio ha avuto una netta supremazia proprio nella zona a centrocampo, che ha vanificato nell'arco della partita la costruzione del gioco offensivo dell'Inter. La Lazio ha impartito proprio a centrocampo con quei giocatori una lezione di gioco non indifferente. È vero, no Tiziano, sono d'accordo. Quello sono d'accordo, però se tu dimmi se sei d'accordo invece su questo. Quando io parlavo dell'uno contro uno, che è fondamentale, Dumfries mi ha dato l'impressione che è stato uno dei pochi che ha vinto il duello, perciò uno non basta. Questa è dimostrazione che un giocatore solo, il resto li ha vinti tutti quelli da Lazio, come dici tu. Ma parlano solo Ferri e Crudeli, ma hai visto? No, se c'è uno che ha parlato ed è logorroico, non è né Ferri né Crudeli né Beccalossi. E ti sta prendendo in giro. Né tantomeno il numero eccoci uno. Io sicuramente. Eccoci Gianluca, vai. Scusami, ma Osimhen è più forte di Vlahovic e Lukaku? Non lo so, te lo chiedo. Ancora no, fammi sentire, voglio sentire la Beccalossi. No, secondo me no, è obiettivamente varia. Allora, Lukaku, no, secondo sì, me non Vlahovic, è allora, potenzialmente no. Potenzialmente diventerà sicuramente un grandissimo. Però in questo momento, secondo me, Vlahovic e Lukaku sono ancora superiori. Invece, però come invece no, io Maurizio, scusa, posso rispondergli a Osimhen sono molto giovane. Sì, no, però, mentre Luca, però, Mauri, la domanda che credo di Gianluca è adesso, perché lui non dice un domani, sì, chi diventerà. Sì. In questo momento, io invece, per rispondere a Gianluca, se chiudo gli occhi e mi metto lì tutti e tre, io ho uno dei tre li prendo, perché secondo me sono tutti e tre io non forti di più. Penso che dipende dall'allenatore con il quale giocano. Esatto. Perché con Conte e Lukaku giocano in un modo, con Inzaghi in un altro. Ma è la domanda che
ci volevamo nel calciomercato, se ben ricordi, Maurizio, quest'estate. Esattamente. Ma Lukaku, che torna dalla Premier League dove non ha fatto bene, si ritroverà poi a suo agio di nuovo in quest'Inter allenata da un altro allenatore che non è Conte? Esatto. Però, diciamo, Marcello, detto di sicuro sì. Marcello, sicuro sì. Però, aspetta, però bisogna... io mi devo fermare. No, posso dire una cosa veloce? Lukaku nell'Everton è il giocatore che ha fatto più gol in assoluto, non giocava come Conte. Nazionale belga, però Marcello, ma tu capito, ha giocato nella squadra campione d'Europa, ha giocato nella squadra ex campione d'Europa e non ha fatto bene, cioè, è anche nel Manchester, però ha fatto gol anche bene con altre squadre, non solo con Conte. No, diciamo, perché i numeri parlano in chiaro. Inghilterra con Manchester e Chelsea, sì, però in un torneo che lui conosceva bene, tra l'altro giocando in una squadra più forte dell'Everton.